Invece approfitto per riagganciarmi a un altro appello perché si sta facendo in questo momento a Roma un flash mob, non era questo l'intervento, ma colgo l'occasione per protestare contro uno scippo che viene fatto alle donne, alle quali è stata allungata l'età, c'è stato un innalzamento dell'età pensionabile. Cosa che non ci trova contrari, però a condizione, c'era una condizione che era che i soldi risparmiati con questo innalzamento dell'età pensionabile venissero dedicati, come si fa negli altri paesi europei che già lavorano in questo senso da anni, per servizi sociali, per quei servizi che permettano alle donne quindi di poter lavorare di più e in un modo migliore. Ecco, invece questo tesoretto di 4 miliardi di euro è stato scippato. E ora c'è una protesta, a Roma proprio su questo e speriamo che abbia un seguito, che ci si renda conto del danno che si sta facendo. Vengono usati questi soldi per tutt'altro, quindi l'appello è di occuparsi anche di questo tema, e lo dico anche alla Presidente, della Commissione Pari Opportunità e all'assessore al lavoro, perché mi sembra gravissima questa modalità. E invece l'intervento era per questo. Io sono andata lunedì, chiamata dal preside del Boccioni, a visitare l'istituto scolastico del liceo artistico Boccioni. Allora, ho trovato una condizione decisamente preoccupante per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Allora, non si tratta di abbellire l'edificio, ma di mettere in sicurezza un edificio che ospita 1.000 alunni, tra l'altro le domande stanno aumentando, e 200 adulti, che hanno un impianto elettrico per il quale sono stati iniziati i lavori alcuni anni fa, ma purtroppo non sono mai stati completati. E durante gli esami, oltre al fatto che sono a rischio i ragazzi e gli adulti che frequentano l'istituto, e il numero è grosso, ma fossero anche due sarebbe uguale, il problema è che non è stato completato l'intervento e per esempio adesso che ci sono i lavori di A2A per City Life, che è vicino, perché è in piazza Arduino il Boccioni, sono saltati i server durante gli esami e quindi, siccome tutti gli scrutini sono fatti ormai in modo informatico, è stato un problema enorme, ma oltretutto il Boccioni, essendo un liceo artistico, ha laboratori multimediali che sono fondamentali per il loro tipo di insegnamento e che spesso non funzionano. Ma poi lo stabile è impressionante, cioè fanno lezione in laboratori dove io come docente o come madre di un alunno sarei preoccupata che i miei figli frequentassero, perché sono scantinati. Con dei pavimenti che hanno degli innalzamenti perché ci sono stati dei rattoppi fatti negli anni per cercare di sistemare i buchi del pavimento, sono con un dislivello che è rischioso perché si può cadere, scivolare, farsi male, insomma non c'è la luce, condizioni davvero preoccupanti. Allora, io mi chiedo, qui non parliamo di abbellimento di un istituto che peraltro ne avrebbe invece bisogno perché è un istituto degli anni 20 dove i pochi interventi fatti sono stati fatti senza rispettare i criteri, non so, ho visto le finestre come erano fatte prima e come avrebbero dovuto essere rifatte, così non è stato, ma al di là di questi interventi che sono appunto di tipo più abbellente, ci sono interventi importanti che sono quelli di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dei ragazzi. Oltretutto il Boccioni, appunto, adesso è un liceo artistico come sono altri due a Milano e la popolazione scolastica dei licei artistici in Lombardia è del 6,5%, quella dei classici è del 6,4%, quindi c'è una tendenza anche all'aumento delle iscrizioni nell'artistico. Quindi a maggior ragione loro avranno bisogno di altri spazi, ma soprattutto di mettere a norma quelli che hanno perché i laboratori saranno sempre più richiesti. Allora, vorrei capire come potremo tamponare questa situazione che sta peggiorando. L'istituto era prima un istituto nazionale per i sordomuti, è stato ceduto al Boccioni lentamente e gradualmente, ma senza mai intervenire sulle aule che man mano venivano date appunto alla scuola perché si stava ingrandendo. Quindi, chiedo alla provincia quale sarà l'intervento e soprattutto di fare in modo che ci sia un intervento serio e urgente, perché si tratta della messa in sicurezza di un edificio importante.